sono contento per il gol, ma soprattutto per quello che ha dimostrato ancora stasera questa squadra, che veramente hanno fatto una partita, penso, vicino alla perfezione. Non abbiamo sbagliato nulla, sia in fase di non possesso, ma anche abbiamo fatto, penso, meglio in fase di possesso. E quindi questo vuol dire che crediamo in quello che facciamo e che cresciamo, e quindi niente, siamo contenti e dobbiamo continuare così, perché poi dopo, quando lavori e poi vedi i frutti del lavoro, penso che sia una cosa importantissima. Innanzitutto era la terza partita in una settimana, e quindi mentalmente era difficile, ma da quel punto di vista l'abbiamo superata alla grande. E poi anche perché incontravamo una squadra che sapevamo che era una squadra forte, ma si è rivelata anche forte. Una squadra che giocava bene, una squadra organizzata, una squadra con giocatori importanti, una squadra ben allenata. E quindi abbiamo dimostrato anche maturità nel gestire i momenti della partita. Siamo stati più maturi. Come avevo detto in conferenza l'altra settimana, ci divertiamo insieme. Quindi penso che anche questo spirito che c'è aiuta soprattutto i più giovani a esprimersi al massimo e a crescere quotidianamente. Però più che under ed over, penso che abbiamo trovato lo spirito giusto e non dobbiamo perderlo, dobbiamo essere bravi a continuare così, volare basso e avere sempre questo entusiasmo. Crediamo in quello che facciamo e ogni giorno ci accorgiamo che seguendo quello che ci dice il mister, poi dopo in campo abbiamo vantaggi. Quindi penso sia abbastanza inutile in questo momento porci obiettivi. È anche bello viverla così. Poi dopo alla fine faremo i conti, perché penso che sia giusto così.